Persone Libro nascono come progetto in Spagna e nascono su suggerimento di un libro di Bradbury molto vecchio e molto famoso, che è Fahrenheit 451. In realtà noi lo facciamo proprio per il piacere di far conoscere, donare pezzi di libri, brani di libri che amiamo. Il presupposto fondamentale attraverso cui noi impariamo dei pezzi è il fatto che li scegliamo perché ci piacciono molto. Quindi ognuna di noi ha nel proprio repertorio alcuni brani di appunto libri che ama. Siamo attori, siamo persone che fanno lavori vari e diversi e siamo accomunati dall'amore per i libri e dalla lettura e noi diciamo, impariamo a memoria i libri e li diciamo. Pezzi di libri. Righe. Libri è presuntuoso, insomma. Pezzi di libri e li diciamo. E nel dirvi abbiamo una sorta di metodologia, così come nell'impararli a memoria. E il nostro è un gruppo, normalmente si è formato, all'inizio erano 7 persone, io non ero tra queste 7, adesso siamo diciamo 3 o 4 volte tanto. 27. E quindi il nostro dire, voi vedrete che è anche un cercarci con lo sguardo, sia tra noi che facciamo parte di questo gruppo, sia cercare lo sguardo degli altri per essere sostenuti e confortati nell'appunto dire il testo. Normalmente siamo molto contenti quando avvengono, se qualcun altro si vuole unire a questo discorso. E quindi se vuole dire 2 righe di una poesia che si ricorda o di una canzone anche, perché spesso è una cosa che si memorizza più facilmente, anche se è più difficile da dire, perché il ritmo non aiuta contrariamente a una cosa. O anche un titolo, che diventa una condivisione di questo progetto. Diventare una persona libera è facilissimo, e tutte noi pensavamo che fosse molto difficile, invece non lo è affatto. La memoria è una cosa che esercitata è molto più facile esercitarla, più facile di quanto non si pensi. Quindi effettivamente chiunque può diventare una persona libero. Noi ci incontriamo tutti i mercoledì in una libreria del centro, che si chiama Libermente a Via del Pellegrino, e accogliamo naturalmente le persone che vogliono venire a provare, vedere, tentare di fare partecipare a questa avventura insieme a noi. Quello che poi nella nostra esperienza le persone libro sono tantissime donne, forse perché le donne hanno più curiosità, hanno più capacità di incastrare i propri impegni col tempo, ma sono caratteristiche così di genere, quindi non escludiamo nessun uomo. Se qualche uomo vuole partecipare, 29 persone libro abbiamo 2 uomini. Io sono al posto mio, Tina Pace. Mia madre voleva che il mio nome fosse Marta, ma quando mio padre andò all'ufficio dell'anagrafe per apporre quel nome sul registro, quando a un anno, seduta sul pavimento, a sgranocchiare biscotti e noia, pavesini per esattezza e noia da figlia unica, per un colpo di vento improvviso entrò il sole dalla finestra, sulla parete alle mie spalle si disegnò una figura scura, una figura seduta, con in mano qualcosa da mangiare, proprio come me, soltanto che molto più nera e più morbida, perché fatta d'aria. Ecco, allora capì, tutto fu improvvisamente chiaro. Un tesoro esisteva, non era solo un'immaginazione paterna. I bambini sono esseri particolari, si impregnano silenziosamente di cenere o di stelle. Così venni su, convinta di avere 2 facce. Una si chiamava Marta, era esterna, visibile, da passeggiata nel mondo con mia madre. L'altra, tesoro, era il nome che il sole e il vento davano all'ombra che viveva con me, su noi, nella complicità silenziosa di mio padre. Mi dicono spesso che sono una pessimista, che non credo nella forza della gente, che ce l'ho con Putin e non vedo altro. Vedo tutto io, e questo è il mio problema. Vedo le cose belle e vedo quelle brutte. Non riesco a rassegnarmi neppure alle previsioni demografiche ufficiali o turistiche. Nel 2016 i russi saranno 136 milioni e 800 mila. Nel 2016 io potrei anche non esserci, come molti della mia generazione.
Ma ci saranno i nostri figli e i nostri nipoti. E davvero non vogliamo prenderci cura di come e dove si vivranno? O se saranno o non saranno vivi? Per ora non si vedono cambiamenti e il potere rimane sordo a ogni segnale proveniente dall'esterno, dalla gente. Vive solo per se stesso, con in faccia stampato il marchio dell'avidità e il fastidio che qualcuno possa ostacolare la sua voglia di arricchirsi. Oggi come oggi il potere è solo un modo per fare i soldi e basta, non ci si cura di altro. Ora, se qualcuno ha la forza di godere della previsione ottimistica, faccia pure. Del resto è sicuramente la via più semplice, ma è anche la condanna a morte per i nostri nipoti. Orlando, di Virginia Woolf. La natura di Orlando era insolitamente composita di vari umori, cosicché a Orlando, al quale la fortuna aveva fatto ogni dono, vasellame, biancheria, tappeti, case, servitori, letti a profusione, bastava aprire un libro perché questa montagna di beni andasse in fumo. E lui restava così, solo, intento a leggere, nudo. Ora, in questa solitudine, il male di leggere progrediva rapido in lui. A volte leggeva per 6 ore di seguito fino a notte tarda, ma il peggio doveva ancora venire, perché quando il male di leggere si è impadronito dell'organismo, lo indebolisce al punto da farne facile preda di quell'altro flagello che si annida nella penna e suppura nel calamaio. Lo sventurato comincia a scrivere. Così langue si consuma, il cervello gli va in fumo. Non gli importa in quale attitudine lo trovino, ha oltrepassato i cancelli della morte e sta soffrendo le pene dell'inferno.